Washington, si allunga poi lo scarico per Lombardi da tre, Eric Lombardi. Lombardi, ancora la riapertura per Sneed da tre, Eric Xavier Sneed. Finisce qui al Palacarrara. Brindisi trova il successo per 96-90. Yeah, our team is really resilient. We got a bunch of guys that go out here and fight every day. So we take it one game at a time. We just worry about ourselves, take it one game at a time and see the outcome. Poteva essere la trasmissione più mesta della stagione e forse degli ultimi 20 anni televisivamente parlando. E invece a Pistoia è arrivata una sorta di riscossa, una prova d'orgoglio, di coraggio della formazione di coach Dragan Sakota, con un'affermazione che riscatta non solo la dignità della formazione bianco-azzurra, della società, del presidente Nando Marino, ma soprattutto tiene in vita la speranza della permanenza in Serie A. È tutto molto difficile. Brindisi non può perdere le prossime due partite e deve verificarsi una serie di condizioni per consentire di raggiungere un traguardo che fino a qualche settimana fa sembrava assolutamente impossibile. E ancora oggi è un sogno, una chimera. Benvenuti a questa puntata di Zona Basket, un saluto agli ospiti della trasmissione che sono l'amico e collega Pierpaolo Piliego, il nostro opinionista più frequente, coach Tonino Brai, e naturalmente il mio compagno di avventura televisiva e telecronista ufficiale di Antenna Sud, Francesco Guadalupi. È vero Pierpaolo, poteva essere una trasmissione triste, tristissima, e domenica peggio ancora con Venezia. Avremmo insieme recitato una sorta di profundis. Beh, in realtà al 29esimo sotto di 13 credo che sfido anche il più inguaribile degli ottimisti ad aver immaginato poi un parziale di quelle dimensioni, un 34-15 che non ha dato scampo a Pistoia. C'è da sperare, lottare, perché domenica c'è un'altra partita importante contro una Venezia che abbiamo visto contro Treviso, una squadra forte, fisica, attrezzata per arrivare in corsa per lo scudetto. Poi ci sarà Brescia, come dicevi giustamente tu Antonio, due partite che noi dobbiamo assolutamente provare a vincere, ma due partite che potrebbero non bastare perché dipenderà molto dai risultati soprattutto di Pesaro e Varese e Treviso. Dipenderà essenzialmente da quei risultati. Brindisi deve vincere, cioè, in sostanza, Pesaro può vincerne al massimo uno. Treviso non dovrebbe perderle entrambe e Pesaro uno su due. Quindi una prospettiva molto complicata, una situazione molto difficile. Tonino Brai, nelle immagini dopo la sigla abbiamo visto due triple, una di Lombardi, l'altra di Sneed. Ai punti, alle realizzazioni di Sneed siamo abituati, ancora una volta è stato il miglior realizzatore, il protagonista assoluto della contesa insieme a Washington, però 20 punti come Francesco mi confermerà dando uno sguardo fra qualche istante alle statistiche. Ma i 6 punti di Lombardi quanto pesano in quella risalita e in quel recupero? Tantissimo, tantissimo. Come hai detto giustamente tu, a quelli di Sneed siamo anche abituati. Forse a quelli di Lombardi un po' meno, non ce ne voglia, insomma. Soprattutto nel gioco da 3 punti. Lui sa fare altre cose e si rende utile magari in altre zone del campo, ma come realizzatore da 3 punti, onestamente, io non avevo una grande memoria. Anche se ogni tanto, quando io vado a vedere gli allenamenti, ogni tanto lui si cimenta anche nel 5 contro 5 a provare il tiro da 3 punti. E invece su Sneed hai ragione a definirlo chiaramente l'uomo che secondo me è il più costante ormai nella squadra dell'Epicasa, giocatore di grande affidabilità in tutte le parti del campo, insomma, la difesa, i rimbalzi, l'attacco, l'uno contro uno in penetrazione, due triple di fondamentale importanza. Francesco, tocca a te. In telecronaca ti ho visto, a proposito di mestizia, molto mesto a un certo punto, poi invece ti ho visto e sentito. Poi invece un'esplosione di gioia sul recupero perentorio delle Picasso. Beh, come diceva Pierpaolo, andando sotto la doppia cifra, magari si pensava che Brindisi non potesse rientrare, invece una squadra con tanta benzina in corpo, e questo anche merito sicuramente del lavoro che ha fatto e sta facendo Davide Ferioli col gruppo.
Per cui abbiamo parlato di Snead, abbiamo parlato di Washington, ma penso anche una menzione particolare vada fatta per Tommaso La Quintana. Bravo Francesco. Grazie, ecco. Io definisco un giocatore di rottura, entra dalla panchina, doppia cifra, ha gestito bene i ritmi, ritagliandosi poi gli spazi per le conclusioni. Poi hai fatto vedere la tripla di Lombardi, che penso sia stata quella che ha tagliato letteralmente le gambe. Coach, mi parli delle parabole di Tommy La Quintana? Una, in effetti, ha quasi rasentato il soffitto dell'impianto, insomma, era veramente, sembrava anche esagerata. Però devo dire, proprio collegandomi a quello che diceva adesso Francesco, veramente un giocatore in crescita esponenziale nelle ultime prestazioni, dopo un avvio di campionato, non so, condizionato anche dagli infortuni, sta dimostrando appieno il suo valore, giocatore che sta dimostrando sia di valere come playmaking, ma direi anche in fase di realizzazione. Ieri per lunghi tratti si è messo sulle spalle, insomma, parecchie responsabilità importanti in momenti della gara in cui c'era proprio bisogno, insomma. Non esito a dire che in alcuni momenti mi è piaciuto anche più di Washington. Chiede la parola il collega Piliego. No, lo fa perentoriamente, non posso che dargli la parola. No, a tal proposito vorrei sottolineare una cosa importante. No, perché fai così con la mano come se dovessi andare in bagno. No, perché non volevo perdere l'argomento. Come se dovessi andare in bagno. Non volevo perdere l'argomento. Secondo me in questa situazione bisogna sottolineare il grande lavoro che ha svolto la società. Non dimentichiamo che dopo Varese, che è una di quelle partite che molto probabilmente peserà più delle altre in termini di classifica, dove coach Sago dal suo staff decisero di affidarsi a 7 giocatori, il rischio era proprio quello di perdere da lì in poi il gruppo degli italiani che in realtà era stato, tra virgolette, sconfessato dalle decisioni del coach. Quindi è stata brava la società a intervenire, a recuperare quei giocatori come Lombardi o La Quintana, peccato per Risma che ancora è fuori dalle rotazioni, ma che comunque oggi ci stanno permettendo di allungare le rotazioni e giocare un basket di maggiore qualità, e questo secondo me è un aspetto fondamentale. Hai finito? Sì, grazie. Posso parlare io adesso? Certo, Dele. Ha ragione il mio amico Checco De Lorenzis, grande appassionato di basket, ex giocatore, componente dell'associazione Brindisi Vola a Canestro, che mi ha mandato un messaggio e mi ha scritto: non si può retrocedere giocando una bellissima pallacanestro. Ieri è stata una bellissima pallacanestro, coach? Abbiamo fatto un'ottima partita e, come diceva anche Pierpaolo prima, il fatto di aver allungato le rotazioni e di aver ridato fiducia a giocatori che in un certo momento della stagione non ne avevano tanta, anzi non ne avevano, ha dato alla squadra la possibilità di essere più lunga, più profonda e di arrivare a quelli che sono gli attimi finali di ogni partita di basket in cui si decide il risultato. Noi ieri li abbiamo presa quando ormai sembrava che fossimo quasi morti, e quindi, tra l'altro, voglio, a proposito di Checco De Lorenzo, voglio ricordare che Checco è stato un mio giocatore, uno dei miei lunghi preferiti. Sì. Beh, un bel lungo era. In quel di Nardò, quindi lo saluto caramente, lo saluto caramente. Francesco, una domenica molto particolare per Brindisi, veramente. Sì, perché oltre a dover vincere, occhi e orecchie erano agli altri risultati, l'anticipo di sabato ha visto sulla sconfitta di Pesaro. Siamo arrivati in campo a Pistoia, però conoscendo già i risultati. Però si temeva il derby, la squadra di Vitucci sapevamo che poteva comunque giocarsela con Venezia, poi alla fine è andata facile in doppia cifra, la squadra di Spaia comunque fino alla fine si pensava che il derby potesse andare a Treviso. Ci sono altre due giornate, intanto Brindisi mette in cassaforte questi due punti, poi nei prossimi 80 minuti vedremo un po' quello che accadrà. Cominciamo a leggere qualche messaggio. Antonio con i saluti, La Quintana è il nostro Cinciarini, dice. Bravo Piliego a ricordarci della partita di Varese e della scellerata scelta di tenere fuori dalle rotazioni gli italiani. Stai buono però, eh? È solo un complimento, non un invito a parlare. Il telegramma di Michele Longo, che per evitare di dimenticarlo, leggo subito, però Michele Marchitelli che mi segue in regia deve aiutarmi. Io non riesco a leggerlo. Quintetto basso. Ah, eccolo qui, no ce l'ho Michele, grazie. Il quintetto basso, questa volta con Lombardi da 5 tattico, ancora decisivo. Gli strappi e le letture di La Quintana altrettanto importanti per dare ritmo all'attacco e restare a galla. Al resto ci hanno pensato i superlativi Washington e Snead. Francesco, a te.
Ma anche un lavoro sporco, così possiamo definirlo, l'hanno fatto Smith e Baillet. Baillet forse un po' sottotono, ma Smith si è fatto trovare pronto più volte in alcune situazioni di pick and roll, ha seguito bene le giocate dei piccoli. È una vittoria del gruppo, c'è poco da fare, che è stata scaturita da una buona difesa, dalle buone percentuali al tiro. Brindisi ha tirato con quasi il 57% da due punti, con il 44% dall'arco, delle medie importanti, considerando che poi nel complesso abbiamo visto i giocatori in doppia cifra, Snead e Washington, che in due hanno messo a segno 42 punti. Ci sono già molti messaggi, io comincio a smaltirli, quello di Redis, che dice: vada come vada, permanenza o retrocessione, dobbiamo affidarci non solo ai nostri risultati, ma principalmente alle squadre che ci precedono, e lo sappiamo benissimo purtroppo. Ad ogni modo bisogna dare atto alla società, in ritardo e con tutti gli errori commessi, di aver provato a raddrizzare una stagione strana, paradossale. Mi fido del presidente Nanno Marino, lui stesso ha dichiarato di raddoppiare il giocattolo per la prossima stagione, lo ha detto qui dentro a Capodanno, spero che lo sia anche in caso di una pazzesca permanenza. A1, ovvero A2, mi sento di ringraziare I Marino, grazie presidente. Beh, un giusto attestato. Una giusta considerazione, se pensiamo che la società, come dire, ha speso anche tanto per cercare di porre rimedio ad una situazione che sembrava ormai irreversibile. Insomma, probabilmente, ma la dico così senza voler accusare nessuno, la tempistica non è stata proprio, diciamo, quella ottimale, probabilmente, ma col senno di poi è facile dirlo, e poi se fossero arrivati un attimo prima, ma è difficile, il mercato non è semplice, ci sono state delle problematiche che hanno impedito di acquisire questi giocatori. C'era stato un intermezzo, ma diciamo molto negativo, mi riferisco all'acquisizione di Jackson, che si è rivelato inadeguato totalmente, e poi invece finalmente siamo andati sui giocatori. Io l'ho dimenticato proprio, ho cancellato quella micro esperienza, non per la statura del giocatore, no. Anche per la statura del giocatore. No, e quindi poi invece sono arrivati due giocatori secondo me importanti oltre a Bartley. Io credo che anche Smith, pur non essendo uno che sposta, è un giocatore che si sta rendendo utile tra il lavoro che fa in difesa e i rimbalzi, e quando, come diceva Checco, si fa anche trovare pronto, insomma, giocatore utile. Ma sicuramente Washington è stato, credo, l'acquisizione più azzeccata in ordine di tempo. Dopo dovete sapere, in particolare il coach, che è il saggio dello studio, che arrivano anche messaggi di diversa natura. Per esempio, Ferruccio non ha gradito la scelta della mia cravatta questa sera, ma non sa che c'è tutta una serie di ragioni dietro questa scelta cromatica, che sono di ordine scaramantico, personale. Intanto non sono tifoso della Viola, della Fiorentina, come tutti sapete, e come il mio collega juventino sa bene. Un saluto a Ferruccio e a Daniela, che ci seguono in diretta, e anche a Mariana a questo punto. Enzo e Mina da Campi Salentina, con i complimenti per il profilo serio e professionale della trasmissione, grazie a nome di tutti. Seguo la squadra dei tempi di Frascolla e Castellitto. Peccato, per come ci siamo svegliati tardi, perché proprio adesso la squadra è in crescita e in fiducia mentale. Siamo rientrati da meno 13, andando a più 10, finisce la stagione. Ci divertiremo in ogni caso, e forza Brindisi. Lo diamo uno sguardo ai risultati, poi volevo fare alcune considerazioni con voi su quello che è successo nelle ultime settimane. Vai Michele, tre giornate al termine del campionato, eccola qui la terz'ultima, con la vittoria della Bertram Tortona sulla Carpegna Prosciutto Pesaro nell'anticipo del sabato, è finita 94-76, e sempre sabato la Vanoli ha fermato la capolista Germani Brescia 84-77. Banco di Sardegna Sassari travolto dall'Ope Giometis Varese 112-88. Veramente non si può né sentire né guardare questo risultato per le ripercussioni in classifica e per la mortificazione per il pubblico del Palasera di Migni, vorrei aggiungere. Milano Scafati 99-77 più 22 per la formazione di coach Ettore Messina. Venezia, che l'ha spuntata sulla Nutribullet Treviso 91-78, partita importantissima, e in chiave playoff e in chiave salvezza. Napoli superata in casa dalla Dolomiti Energia Trentino 103-93, Estra Pistoia Brindisi con il successo dell'Epicasa 96-90, si gioca in questo momento Virtus Segafredo Bologna
una Hotels Reggio Emilia, e Francesco è pregato di dirci che cosa sta succedendo. Dopo un avvio punto a punto, a fine secondo quarto è più 16 la Virtus, 57-41. Più 16. Più 16. Bene. La classifica dunque a due giornate dal termine della fase regolare e in attesa del risultato del match tra Bologna e Reggio Emilia, vedete Brescia e Milano in testa a 40 punti, ma se dovesse vincere come sta accadendo, la Virtus si affaccerebbe nuovamente in testa con la composizione di un terzetto a quota 40. Una situazione bellissima a due giornate dal termine del percorso regolare. Al quarto posto c'è l'Umana Reyer Venezia con 36 punti, staccata alla stessa Reggio Emilia a quota 30, insieme in questo momento con la Dolomite Energia Trentino, ed è presumibile che non cambierà la situazione questa sera. A 28 punti e quindi in area playoff Pistoia e Tortona. Pistoia avrebbe raggiunto al quinto posto la una Hotels Reggio Emilia e la stessa Dolomiti Energia, battendo Brindisi. Fortunatamente per i colori bianco azzurri non è andata così. Dall'altra parte della classifica, a 26 punti nona e Napoli, con 24 ci sono Cremona, Sassari e Scafati, a 22 Varese, direi abbastanza tranquilla dopo la vittoria colta a Sassari, a 20 Treviso, a 18 Pesaro e Brindisi. La considerazione che volevo fare con voi, torniamo in studio, grazie Michele, come e quanto Sassari sia stata, in negativo per Brindisi, protagonista delle ultime giornate. Ha battuto nel Palapentassuglia l'Epicasa 76-70 alla 25esima, ha perso in casa con Pesaro alla 26esima, quindi una settimana dopo, 96-91, ha perso a Napoli, tanto per allungare la serie negativa, 88-79, e soprattutto è stata battuta in casa da Varese 112-88. Dei se, dei ma, sappiamo, è inutile far conto, però se Brindisi avesse battuto Sassari in casa e poi non fosse accaduto quello che abbiamo visto, le cose oggi sarebbero un tantino differenti. Quante recriminazioni a questo punto, Pierpaolo? Dici bene, con i se e con i ma il problema è... Però è singolare che Sassari in quattro giornate abbia orientato in qualche maniera i destini, ma la sorte. Bene o male, alcune squadre, la stessa Venezia, ha giocato con Treviso, domenica giocherà con noi. Il problema è che noi in determinate situazioni non ci siamo fatti trovare, non siamo stati pronti a reagire ai momenti di difficoltà. Vedi le partite, vabbè, la partita di Scafati è un arachiri assoluto. E la partita stessa con Napoli in casa, la partita con Sassari, la partita di Varese si poteva gestire meglio, e oggi noi saremmo stati a pari punti con Varese con 2-0 negli scontri diretti. Purtroppo quando nasce storta una stagione, speriamo che non finisca peggio, perché secondo me già la prima partita, quella con Reggio Emilia in casa post Final Four di Coppa, secondo me lì quella era una partita già che non si sarebbe dovuta giocare per via delle tempistiche, per via dei problemi di salute che avevano la maggior parte dei giocatori di Brindisi. Quindi, e nonostante ciò rischiammo di vincere la partita successiva a Tortona, persa all'ultimo tiro quando scivolò Senglin. Quindi quello che sicuramente da qui alla fine può succedere di tutto, perché la stessa Treviso, che oggi è due punti sopra di noi, non ha una due partite facili, perché intanto giocherà domenica a Varese. Beh, neanche Brindisi per la verità. Sì, ha detto delle due partite difficili di Brindisi, però ipotizziamo che per assurdo Brindisi le vinca entrambi. Varese giocherà, Treviso giocherà in casa con, fuori casa a Varese, che avrà bisogno dei due punti. Eccole, Michele ci assiste con la avrà grafica. Bisogno dei due punti per salvarsi matematicamente e non rischiare l'ultima giornata. E soprattutto all'ultimo turno giocherà in casa contro Tortona, che bisognerà capire cosa farà Napoli le prossime due, e non è detto che abbia blindato il posto nei playoff, quindi comunque sono partite difficili anche per Treviso. Può accadere veramente di tutto. Intanto Marcello ci dice: con i saluti resta solo un sogno, per quanto la combinazione astrale di risultati combinati possa cambiare un destino segnato da tempo. Vedere come hanno giocato ieri fa crescere più la rabbia che la speranza, Tonino. Beh sì, è chiaro che quando di fronte a una prestazione come quella di ieri, volitiva,
con un approccio sicuramente migliore anche della precedente. A Reggio Emilia la squadra è partita male e poi è stato tutto un inseguire che ti mette in difficoltà. Invece ieri si vedeva dalle prime battute che Brindisi c'era, era presente, aveva questa determinazione che deve essere per forza in una squadra che sa che ogni partita non ha un domani, può essere quella decisiva. Io credo che davvero ci possa essere il rammario, perché come diceva anche Pierpaolo, un po' di punti li abbiamo lasciati per strada, onestamente, anche in maniera inopinata, di partite che potevamo fare nostre. Ne bastavano un paio, non tantissime, a come è adesso la situazione in classifica. Però purtroppo di questo non possiamo più dire, dobbiamo solo sperare di vincerle tutte e due, che anche i risultati che arrivano dagli altri campi ci favoriscano in qualche modo, ci diano una mano, come purtroppo non succede spesso, perché per diverse settimane noi vincevamo, ma vincevano anche gli altri. E mi diceva Pierpaolo, prima mi ricordava, che abbiamo fatto un giro di ritorno. Io ho fatto... Hai giocato qualunque cosa sul tuo intervento. Mi sono divertito oggi a fare un confronto tra la classifica del girone di andata e la classifica del girone di ritorno. Oggi Brindisi sarebbe sesta in compagnia di altre 4-5 squadre a quota 12. Con questa squadra, con in questa assoluto squadra. Brindisi oggi Milano è quella che ha il miglior girone di ritorno con 11 vittorie su 13, Bologna vincendo stasera andrebbe a 20, ci sono due squadre a 18, una a 16 e poi c'è un lotto di squadre a 12, quindi Brindisi in teoria sarebbe in corsa per un posto nei playoff, per dire. Quindi dispiace ancora di più questo. C'è, non so chi, non riesco a vedere il nome, però si parla della malignità che Sassari dovrebbe, per la quale Sassari dovrebbe pagare la sua poca sportività. Io non so se si possa dire una roba del genere, Tonino. Di certo Sassari non ha dato una mano a Brindisi, questo è indiscutibile. Assolutamente no, con una prestazione che definire indegna è un eufemismo, prendere 112 punti in casa in quel modo lì. Perdonami Tonino, è la stessa persona che dice se si faranno giocare tutti i giocatori, e dico tutti, le due partite si vinceranno. È un appello a Coach Sakota. È anche un ritorno a quello che dicevamo prima, no? Cioè il fatto che adesso la squadra può vantare una rotazione più profonda, più lunga, perché abbiamo visto che alcuni giocatori che prima venivano utilizzati poco, quando sono utilizzati stanno dando veramente una grossa mano a tutta la squadra. Dicevo di Sassari, tra l'altro c'è stata la sfuriata del presidente dopo la partita, che addirittura voleva farli allenare la mattina presto il giorno dopo, ma direi che all'alba e senza colazione, all'alba e senza neanche farli mangiare poi a pranzo. Io credo che sia poco professionale, perché questa è una cosa che va a deteriorare i risultati delle altre squadre. Insomma, bisogna onorare il campionato fino alla fine. Purtroppo quando si arriva alle ultime giornate, per una serie di motivi, soprattutto le motivazioni diverse, qualche partita non risponde a quello che deve essere. Ovviamente io voglio assolutamente dichiarare che non c'è nessuna malafede, ma che probabilmente quando ormai si è acquisito un risultato, la salvezza per esempio, le motivazioni non sono le stesse di chi invece deve salvarsi o deve andare nei playoff. Allora Francesco, Marco da Milano ci pone una domanda. Si dice spesso in vari siti che Varese potrebbe perdere a condizione che non avvenga con uno scarto di 19 punti. 19. Non credete già sia anche inutile parlare della prossima gara se siamo già retrocessi? Non siamo matematicamente retrocessi. Quello di cui non mi capacito, dice il nostro amico Marco da Milano, questi giocatori si sono svegliati soltanto ora, diamo sempre la colpa a Corbani, ma tutto il girone di ritorno, in tutto il girone di ritorno sarebbe stato possibile mettere a posto le cose. Ma l'ho detto prima Tonino, se non sbaglio, che è una squadra che è stato Pierpaolo, è stata costruita nel girone di ritorno, è arrivato Washington, Bartley a fasi alterne però ha dato tanto, Smith con il cambio del lungo, quindi non è questa la squadra d'inizio campionato, ma forse dal girone di ritorno in poi si è vista la vera squadra, il vero roster, fermo restando poi che coach Sakota spesso dia uno o due minuti soltanto a Risma, piuttosto che la Quintana a volte lo tiene tanto in campo, altre volte va, segna
e lo fa sedere, quindi possiamo parlare di tutto. Tornando al discorso Varese, me non penso che Varese scenda in campo per giocare così, per fare la partitella amichevole. Se è la Open Joe Metis vista a Sassari, che ha scritto l'82% da 2, io capisco che ci può essere il difensore molle, ma è vero anche quando tiri con l'82% da 2 punti e metti dentro 112 punti e nella tua squadra 7 vanno in doppia cifra. Significa che è proprio la giornata positiva. Da 3 credo abbiano fatto il 47%. Ma soprattutto ti aspetti anche la giornata successiva. Non facciano, dico che ripeta così la stessa prestazione, ma che dia il massimo come ha fatto la domenica precedente. È vero anche che magari i tifosi di Varese non hanno un buon ricordo di Vitucci. C'è ancora quella stagione che Vitucci andò via da Varese per accettare l'offerta di Avellino. Non lo hanno Avellino mai accolto con applausi ed entusiasmo. Mai. Anche quando era l'allenatore di Varese. Esatto, ricordo, infatti eravamo nel Palasport Varesino, ci furono dei cori. Questo significa che la tifoseria vuole che i propri giocatori fino alla fine, fino al quarantesimo, si diano l'anima. Sappiate che Maurizio De Virgilis, il nostro fotoreporter che ci segue dalla Lombardia, con una decina di punti esclamativi ci fa notare che almeno ieri, vincendo a Pistoia, non è finito dove tutto è cominciato, come sappiamo. Esattamente. Perché 12 anni fa era giugno, Brindisi vinse gara 4 nel playoff promozione con Pistoia e dopo Reggio Emilia, promossa direttamente, andò in serie. Era l'attacco del mio articolo di presentazione della partita. Sempre lui. Tu ci sei sempre, ma sei sempre in mezzo. E sono d'accordo, molto bene. Ha letto da là, Maurizio. Allora, Anna da San Marzano dice, con i saluti, ieri è stata una bella partita, in questo weekend avevo programmato di partire, invece ho già acquistato i biglietti per domenica e tiferò fino all'ultimo. Sicuramente è molto complicato, molto molto complicato, ma il mio motto è non mollare mai, crederci sempre. Saluti a tutti e speriamo bene. Dalla provincia di Taranto ci scrive anche Viviana: dovessimo malauguratamente retrocedere in A2, potremmo ripartire dalla Quintana come futuro capitano o coach? Non dipende da me, ovviamente. Però perché se no? Tu fossi... Perché no? Perché lui no? Ha il contratto. È un ragazzo, è la cabina di regia. Intanto è un giocatore sotto contratto anche per gli altri anni, credo altri 2 anni, se sì, non vado errato. Quindi sicuramente può rimanere, rimane. E poi io credo che stia dimostrando veramente l'attaccamento alla maglia, ripeto, soprattutto le ultime prestazioni fanno di questo giocatore quello che potrebbe diventare effettivamente anche il capitano della squadra. Insomma, sta convincendo proprio sul campo e soprattutto per l'abnegazione che ci sta mettendo. Questo messaggio di Giuseppe Calvaruso è molto critico, se non velenoso, perché dice: la partita l'hanno vinta gli italiani Tommy La Quintana ed Eric Lombardi, con uno Smith puntualmente servito dalla Quintana. Molto bravo Tommy a mettere nelle mani del nostro lungo palloni importanti. Incomprensibile tenere fuori Risma, che peraltro, dice Giuseppe Calvaruso, è un nazionale estone, ma ormai si vince anche quando in panchina si dorme un po'. In panchina si dorme un po', Pierpaolo? Ma no, alla fine, cioè, il coach ci insegna che la pallacanestro moderna si gioca 7-8 giocatori. Quando tu hai un'ala forte come Snead che gioca 37-38 minuti a partita, la matematica dice che a Risma restano 2 minuti e il problema è che Risma è un'ala e ha davanti Snead, quindi secondo me è soprattutto questo, non è sicuramente una scarsa considerazione tecnica che il coach ha di Risma. Allora, Luigi Capone dice: sono d'accordissimo con Pierpaolo. C'è qualcuno che è d'accordo con te ogni tanto? Hai visto? Ogni tanto succede, hai visto? Sull'importanza della partita di Varese, aggiungerei anche quelle in casa contro Tortone e Sassari. Se ne avessimo vinte almeno 2, sarebbe un'altra storia e siamo ai soliti discorsi. Sarebbe bastata Varese. Comunque, sono convinto che la prossima stagione vedremo Snead e Lazeschi in Eurolega. Tu pensi sia così, Francesco, possa essere così? Ma potrebbe, anche se ricordiamo c'è sempre l'Eurocup che è pure un bel campionato, poi e l'Eurolega ti vai a confrontare contro a giocatori fisici, non puoi sbagliare, non puoi fare partite a fasi alterne, devi essere sempre costante, come vediamo Efes, Fenerbahce, Milano per me è un campionato a parte, la Virtus Bologna, quindi io sei Liefe Lundberg della situazione che è sempre preciso, sempre con la testa e sempre ben al referto, o se no si può scendere anche in Eurocup. Un abituale frequentatore di questa trasmissione, ma attraverso i messaggi,
Questa volta vuole mantenere l'anonimato. Io leggo: vista la situazione di classifica di Venezia, che non ha alcun interesse nella vittoria o sconfitta a Brindisi, se non ritornare a casa con tutti i giocatori sani. Mi vergogno un pochino a dirlo, ma imposterei una gara assolutamente fisica, facendo capire dai primi minuti che non ci faremo escludere da Venezia. Francesco, escludere significa condannare. Ma deve essere, l'approccio deve essere quello giusto alla partita, mentale ma anche fisico. Ma io sono dell'idea che il pubblico farà la sua parte più importante, perché il palazzetto deve essere caldo al punto giusto, come fosse una gara a scudetto, come fosse l'ultima, anche se la penultima, come fosse l'ultima proprio del campionato. E poi non so ancora la terna arbitrale quale sarà, ma anche domani gli arbitri, a mezzogiorno, sapremo chi dirigerà Brindisi Venezia. Anche gli arbitri faranno la loro parte, il solito invito: chi sta nel parterre, lasciar perdere la terna arbitrale. Michele Marchitelli in regia è pregato, assistito da Fabio Pignatelli, che saluto e ringrazio, è pregato di farci vedere l'immagine della terna arbitrale del Pala Carrara, ossia del match tra Pistoia e Brindisi. Primo arbitro Danny Borgioni, Mark Bartoli e Matteo Lucotti a completare la terna. Cominciamo dai giudizi. Com'è andata? Beh, buon arbitraggio. Chiaramente chi ci sta ascoltando può pensare che lo diciamo perché abbiamo vinto la partita, ma secondo me è stato equilibrato. E, come dire, si contano veramente rarissime decisioni, forse discutibili, e quando gli arbitri fanno pochissimi errori e soprattutto non si fanno notare molto, sono dei bravi arbitri. Pierpaolo? Secondo me sono stati bravi per due motivi fondamentali. Il primo è che in un ambiente comunque caldo come quello di Pistoia non si sono fatti per nulla condizionare, mm-hmm, e hanno avuto la bravura e il coraggio di fare dei fischi tra virgolette impopolari, che hanno poi attirato su di sé le ire del pubblico e a un certo punto anche dello stesso coach di Pistoia. E la seconda, che sono stati bravi anche a compensare lì dove si sono resi conto di aver commesso qualche errore, quindi hanno compensato spesso anche da questo punto di vista. Con Francesco, che è un po' più addentro a certe questioni arbitrali, vorrei ricordare che con Danny Borgioni Brindisi ha battuto la Virtus Bologna, ha vinto a Scafati e ha vinto a Pistoia. Pare che porti bene questa designazione. Sì, vediamo se lo manderanno almeno subito adesso anche no, con Venezia o magari a non Brescia. Non credo che sia possibile, anzi. Tecnicamente però no. Dobbiamo dire che lo stesso Borgioni, quando c'era da fischiare il fallo tecnico, lo ha fischiato perché sì, Brienza ha protestato, così come quando c'era da fischiare l'antisportivo a Snid, che in corsa certo, si è inciampato sul giocatore che palleggiava, è stato fischiato, per cui penso che abbiano veramente fischiato il giusto. Poi sono due arbitri, Bartoli e Borgioni, che da diversi anni sono in Lega A, hanno arbitrato Coppa Italia. Lucotti è un neopromosso, ma anche lui penso che è andato sulla scia dei primi due arbitri. Possiamo ben dire che Mark Bartoli e Danny Borgioni di fatto sono cresciuti con Brindisi in questa evoluzione cestistica dei colori bianco-azzurri. Va bene, chiusa la parentesi sulla direzione arbitrale, da quello che ho capito promozione netta. Assolutamente sì. Benissimo. Francesco dalle Marche, Sassari vincendo a Brindisi in pratica si è salvata, ecco perché ha poi mollato facendoci doppiamente male, anche nelle sconfitte con Treviso e Pesaro potevamo evitare sconfitte così indegne che ora ci fanno molto male, questo lo sappiamo benissimo purtroppo. Francesco, buonasera a tutti, ma se malauguratamente dovessimo retrocedere i contratti con i giocatori vengono rescissi automaticamente, anche tu che esperto di contratti, anche in caso di non retrocessione, perché tolto poi bisogna vedere le clausole, però a tal proposito vorrei dire una cosa: anche in caso di retrocessione comunque ciò che è cambiato rispetto a qualche mese fa intanto è l'atteggiamento della squadra, che ha lottato e continua a lottare. Cioè Brindisi cadrebbe comunque in piedi, e questo significa conservare il rapporto col pubblico, non vedere il futuro in maniera negativa. Paolo, ma tu te le immagini cosa sarebbe stato domenica nel Parapentassuoli il match con Venezia con Brindisi già retrocessa? Certo che me lo immagino. Inaudita, ma soprattutto domenica. Io mi immagino se Brindisi fosse arrivata ora a 18 punti, ma si fosse fermata per dire a 10, sarebbe stato tutt'altro epilogo, e soprattutto il futuro sarebbe completamente diverso. C'è una Brindisi che cade in piedi,
lottando, vincendo 5 delle ultime 8, è diversa da una Brindisi che cede di schianto, una Brindisi che non è competitiva in un massimo campionato. Quindi è uno stimolo in più per provare a risalire subito, come successe esattamente 13 anni fa. Il messaggio di Massimiliano D'Adamo è un po' lungo, ma facciamo un'eccezione dopo la vittoria di ieri e lo leggiamo. Ieri una volta di più i giocatori con una partita di infinito orgoglio hanno dimostrato di non essere certamente fenomeni, ma neanche da retrocessione. E sottolineo i giocatori perché resta la personale convinzione che il vero errore determinante nella stagione sia stato il coach, che a mio parere, ma non solo, ha dato quel qualcosa in più che serviva. Ancora ieri gestione poco comprensibile, come quei cambi a tre dalla fine per la Quintana e Smith, trascinatori nella rimonta che stavano rimettendo in partita Pistoia. Non era la prima volta in questa disgraziata stagione, pardon, e altre volte ci è costato molto caro. Francesco. Sì, questa cosa del cambio... è spesso sotto accusa, coach Sacco, da questo... Prego, Francesco. Questa cosa del cambio ne parlavo anche stamattina con un amico proprio al bar di La Quintana, è successo anche in casa nell'ultima partita, se non ricordo male, dove La Quintana aveva segnato, aveva dato più energia al quintetto, al contropiede. Io sono uno di quelli che continua a dire che forse la squadra di adesso, con, prendo un allenatore così, tipo il Buscaglia della situazione, probabilmente sarebbe da playoff, ma dalle prime 5 posizioni sicuramente. Massimo da Brindisi con i saluti, questo è per il coach, perché è una domanda molto tecnica, molto tattica. Considerando che Venezia ha pivot molto forti e dei 4 atipici altrettanto alti, quale potrebbe essere la chiave della partita per batterli? Washington in coppia con la Quintana potrebbe essere in alcuni frangenti una mossa vincente, coach? Beh, ovviamente dalla premessa che Venezia ha giocatori alti come centri, e noi ne abbiamo visto uno domenica che ha fatto una grande partita, il loro numero 5, e poi anche delle ali alte che possono anche far canestro da lontano, l'ipotesi di due playmaker insieme, voglio dire, la vedo in un altro contesto, quando magari ci sarà un quintetto più o meno speculare di Venezia, ma quando Venezia metterà dentro diciamo la grande ammiraglia con tutta questa gente, Venezia credo che sia tra le squadre come tonnellaggio, come stazza, una delle più attrezzate del campionato, quindi il primo problema sarà secondo me il controllo dei tabelloni, i rimbalzi, perché la pallacanestro si gioca dopo che hai conquistato la palla, insomma, quindi quello sarà il primo problema da fronteggiare. Poi il fatto di poter giocare insieme con Washington e la Quintana non lo escluderei, perché sono due giocatori che possono secondo me stare in campo contemporaneamente, però anche quella è una scelta contingente che va fatta in determinati momenti e non in assoluto. Mi piace molto questa interlocuzione, questa interazione con il nostro pubblico che partecipa perché è seriamente interessato, certo, alle vicende del basket. C'è questa puntualizzazione che mi sembra interessante. La Quintana avrebbe chiesto il cambio, parlavamo prima, certo, delle sostituzioni fatte da Sacota, e Smith ha preso una botta al costato. Vi affido questa puntualizzazione che ci dà una chiave di lettura delle scelte fatte da Sacota a un certo punto del match. Continuano ad arrivare messaggi che chiedono cosa potrebbe accadere dal punto di vista delle comparazioni statistiche, dei numeri, della differenza canestri, o meglio del quoziente canestri. Allora io faccio un breve riepilogo e vi dico che Varese è 1-0 con Treviso e il più 5 nel match già disputato, 2-0 con Pesaro, 1-1 con Brindisi, ma più 3 per differenza. Treviso di conseguenza è 0-1 con Varese e meno 5. Con Pesaro è 1-1 ma meno 15 in differenza. Con Brindisi Treviso è 1-1 ma purtroppo per Brindisi più 8 per quello sciagurato meno 26 dell'andata. Che avevamo quasi ripreso a un certo punto. Pesaro 0-2 con Varese, 1-1 con Treviso ma più 15 appunto. Brindisi, parliamo di Pesaro, 1-1 ma più 5 per i marchigiani. E infine Brindisi 1-1 con Varese e meno 3 in differenza, 1-1 con Treviso e meno 8, 1-1 con Pesaro e meno 5. Ne avessimo beccata una buona, Pierpaolo. L'unica era Varese, ma abbiamo perso. È quasi andata, è praticamente andata. Era quella. Di numeri, più 15 Bologna su Reggio Emilia, approfittiamo, diciamo, anche il derby, 1-0 per l'Inter sul Milan all'intervallo. Ma tu sei juventino. Vabbè, ma solo per curiosità, perché il presidente Marino è milanista, ah, quindi già, glielo voglio ricordare. Vuoi mortificarlo, Pierpaolo? Su cosa?
Stavi dicendo qualcosa? No, una volta che ho dato la parola, senza pressione, senza sollecitazione. Vabbè, Antonio, anche l'editore però, anche Mino Distante, io milanista, Barba, ricordiamolo. Mino Distante, milanista, insieme il presidente, il vicepresidente della New Basket Brindisi, sono due milanisti. Chiariamo una volta per tutte. E il direttore Sebastio? Tarantino. È Tarantino, è assolutamente Tarantino. A proposito di curiosità, guardate un po' come il calendario attraverso la storia dei campionati possa divertirsi con Brindisi. Noi abbiamo giocato a Reggio Emilia perdendo, a Pistoia vincendo, giocheremo con Venezia domenica prossima. Reggio Emilia è la squadra che nel 2011-2012 vinse direttamente il campionato e Brindisi poi la raggiunse battendo Pistoia a giugno della stessa stagione nella finale playoff 3-1 e Venezia è la formazione che incontriamo, protagonista della finalissima scudetto in Serie B eccellenza nella stagione 2007-2008 con lo sceriffo in panchina, ossia con Giovanni Perdichizzi. Una piccola curiosità, niente di più importante. Fatemi leggere qualche altro messaggio. Fabrizio Cisternino non ha scritto. Come dici? Fabrizio Cisternino non ha scritto. Sì, ci dà Cisternino ci dà una chiave molto particolare. Non so se posso leggerla, Fabrizio. Tu mi hai mandato il messaggio, dice li mazzati. Che belle servono. Poi in veneziano l'ha scritto. Ha usato un francesismo, Fabrizio. In veneziano, linguaggio lagunare per Fabrizio Cisternino. Gli chiedi sempre sintesi. c'è qualcuno che mi aiuta nelle comparazioni statistiche, ma è troppo complicato. Ringrazio comunque per il contributo, abbiamo già detto molte cose. Andiamo un attimo a Pistoia, non abbiamo le dichiarazioni di coach Sacota, ma abbiamo quelle in sala stampa di coach Nicola Brienza. Sentiamo e vediamo come l'ha presa. No, prima di tutto complimenti a Brindisi, ha fatto una grande partita, complimenti a loro, vi auguro il meglio per le prossime due partite. Abbiamo bisogno che tutti diano qualcosa, tutti. E tutti quelli che entrano in campo devono dare qualcosa. Se si vuole raggiungere un obiettivo stupendo, altrimenti ci accontentiamo di un obiettivo incredibile e va bene così. Però se vogliamo fare una roba in più, non è sufficiente. Che le squadre avversarie sono forti, perché Brindisi è una eccellente squadra che costa a sé, costa molto più di quanto costiamo noi, e chiaramente lottano e hanno grande qualità. Quindi non è scontato, noi non siamo la Virtus Bologna, o Brescia, o Tortona, o quel livello lì. Allora abbiamo bisogno che tutti diano qualcosina di più, perché la gente entra con il coltello tra i denti, chiaramente si gioca la stagione, non è questione di approccio, è questione di dobbiamo dare di più se vogliamo andare ai playoff, perché noi abbiamo fatto una stagione fantastica, può finire così e sarebbe, come ho detto ieri, da fare una parata sulla sala, perché al primo di aprile noi eravamo già salvi e pensavamo a tante altre cose. Se vogliamo renderla leggendaria, dobbiamo andare di più. Un po' contrariato, se non incazzato il coach Francesco. Ha detto Brindisi costa più di noi, se non ho ascoltato mai. Sì. Con tutti i cambi di giocatori, allenatori. Queste volte si è trattenuto. Però dobbiamo anche dare merito a Pistoia. Questo però, perdonami Francesco, la rabbia, lo sfogo di Nicola Brienza sottolinea anche il peso specifico della vittoria di Brindisi a Pistoia, e non era facile. Ma vediamo anche che coach Brienza adesso crede nel conquistare un posto nei playoff dopo aver conquistato la partecipazione alla Coppa Italia, comunque crede anche nella griglia playoff. Consideriamo che sono diversi ragazzi, arrivano dalla promozione della Serie 2 e hanno pescato dei giocatori importanti tipo il Del Chiaro,
che probabilmente vedevamo in una serie, in seconda serie, terza serie, gioca da protagonista e gioca minutaggio importante a, a Pistoia. Guarda, se Michele ci fa rivedere la classifica, vai Michele, eccola qui. Pistoia ha 28 punti, è settima, addirittura pur essendo a quota 28 anche la Bertram, davanti alla Bertram Tortona per gli incroci dei risultati. Naturalmente se avesse battuto Brindisi avrebbe praticamente messo un bel piedone dentro nelle scarpe dei playoff. Che dite, Tonino? Sì, in effetti era importantissimo il risultato e credo che Brienza, che abbiamo visto tutti molto affranto per la sconfitta, insomma, nel sottolineare anche il costo del budget di Brindisi, è una cosa che forse non ci aspettavamo noi dopo una partita che dicesse una cosa del genere, però evidenziava proprio la delusione per un risultato che se fosse stato positivo li avrebbe, secondo me, già messi con, non con un piede, con tutti e due i piedi nella griglia dei playoff. Però nel basket ci sta, perché voglio dire, loro volevano entrare nei playoff e Brindisi deve salvarsi, però quindi deve giocarsi, quando lo dicevo, motivazione. Le motivazioni, quando dicevamo prima, no? Il coltello tra i denti. È chiaro poi che anche se secondo me i soldi spesso non vanno in campo, vanno in campo i giocatori, insomma. E Brindisi in questi frangenti sta dimostrando, ripeto, di avere le qualità e le capacità. E quindi non è sbagliato quando si dice avessimo avuto questa squadra prima, anche se purtroppo la storia non la si fa. Pierpaolo, Antonio ti chiede se per l'anno prossimo, in A1 o in A2, terresti Washington come play. Io lo terrei di corsa. E la società? Ma secondo me anche il problema è capire l'ambizione, anche perché i campionati che ha disputato negli ultimi anni Washington credo che siano comunque importanti, Israele, io lo terrei, il problema è capire se lui resta, se lui vedremo. Sarebbe meglio. Antonio da Brindisi, io credo nel destino, dice, quando ho visto la tripla di Lombardi e quella di Bartley di Tabella, ho pensato che il destino è che ci salveremo. Un po' di ottimismo, forza Brindisi. Ti informo che Fabrizio Caglianiello ti sta seguendo. Lo so, mi ha quindi scritto. Fai attenzione a quello che dici. Mi ha scritto, mi ha mandato la foto. No, È importante che tu lo sappia per un fatto di responsabilizzazione. Vai. Tifoso del Napoli, Caglianiello, quindi quest'anno. Che ha fatto il Napoli penso abbia perso, intanto sabato penso con abbia perso. Con l'Empoli. 1-0. Quindi Caglianiello, ti vogliamo bene, però, ahimè, quest'anno ormai è andata. Ma abbiamo voglia di ridere, di scherzare, i nostri amici lettori, pardon, telespettatori, oltre che lettori in senso lato per l'impegno giornalistico, sanno bene che anche nelle situazioni drammatiche, e questa è una situazione drammatica, abbiamo la capacità di tirar fuori un sorriso, altrimenti per sdrammatizzare anche nei guai, diceva giustamente Tonino, per sdrammatizzare. Vediamo che sorriso ci dice della stampa. Danilo Arigliano, la testimonianza del raggiungimento di una discreta sintonia tra i nostri giocatori e un buon livello di basket finalmente raggiunto, sperando che non sia troppo tardi, è data dal numero di palle perse ieri sera, soltanto 6, non so se conferma Francesco, record positivo dell'intera stagione. Quello significa una buona difesa e costringendo anche gli avversari a sbagliare tanto. Poi Danilo lo conosciamo, è sempre stato uno sportivo molto attento. Va bene, la mia cravatta l'avete vista, adesso andremo a Bologna per vedere quali colori, quale look cromatico ha scelto il nostro Paolo Mucedero. Prima eccolo. Io la cravatta non la metto, buonasera. Lo so benissimo, non metti la cravatta, non metti certi pigiami, caro Paolo. Va bene, intanto ti leggo. La felpa, perché qui fa freddino. Però se ci fossimo organizzati avresti potuto mettere un baglioncino viola, fucsia, qualcosa del genere. Va bene. Vittorio Brandi dice: si è vinto perché ha girato come doveva la quintana. Smith per grinta e umiltà e da quintetto base, più spazio a Risma sulle bocche da fuoco avversarie. Sacota, pugno di ferro a far uscire subito chi è sottotono. Abbiamo un estimatore di Sacota, radicalmente estimatore. Paolo, allora? Beh, torniamo con le lavagne, abbiamo risolto i nostri problemi tecnici. Era ora che tu lavorassi un po' per noi, Paolo, dai. Esatto. Possiamo tornare con le lavagne, ovviamente l'impegno, insomma, come diceva giustamente Coach Bray, è quello che è, nel senso che Brindisi non ha molte alternative, può solo vincere, e quindi torna finalmente anche la nostra rubrica troppa tecnica,
in cui andiamo a discutere quest'oggi della scelta difensiva che ha operato lo staff tecnico di Brindisi per arginare le due bocche da fuoco principali dell'attacco di coach Brienza, ovvero sia la guardia Peyton Willis e il playmaker Charles Moore, che ricordavamo in sede di prepartita di preparazione nella giornata insomma di andata. Fece una gran partita a Brindisi proprio sfruttando le sue doti offensive. Partiamo con la Lavagna, andiamo a vedere qual è stata la scelta operata dallo staff tecnico, in particolare sul pick and roll che coinvolge Moore. La scelta è stata quella di operare un edge, quindi un aiuto molto profondo, come vedete, di Baye, che cerca in tutti alto. I modi di non far girare l'angolo a Moore. Lo può far girare solo in questa situazione, quando Moore ha già arrestato il palleggio e quando però le linee di passaggio vengono un po' più tenute sotto controllo da parte della difesa. Qui lo vediamo anche applicato in un'azione in cui si collabora con Willis. Ancora una volta il pick and roll è l'uscita molto profonda, l'aiuto molto profondo di Baye, che cerca di non far girare l'angolo. Guardate a Moore, guardate come larga la curva di Moore, e quando gira l'angolo è costretto sostanzialmente a interrompere il palleggio. Quando riapre per Willis, Snead praticamente non è fuori posizione, anzi è nella giusta posizione per tenere l'uno contro uno, è un po' su con le gambe, però questa è una questione individuale, non di piano tecnico. E poi a un certo punto la panchina di Brindisi ha giocato la carta dell'aggressività, quando nell'ultimo quarto ha cercato di rimontare il pesante divario, ha cambiato su tutti i blocchi, aumentando improvvisamente il voltaggio della difesa brindisina. Lo vedete, lo possiamo ammirare anche in questa occasione, possiamo fare gli applausi sia alla Quintana che a Lombardi, che lottano su questa difesa. Ancora una volta un altro cambio su un altro pick and roll, e qui è Smith bravissimo a condurre il pallone, guardate, sull'aiuto di Snead, che è altrettanto bravo a recuperare invece quel pallone dalle mani del playmaker pistoiese, a lanciarsi in contropiede per l'uno contro uno. Secondo me la chiave è quella che ha rilevato coach Shakota in conferenza stampa: la squadra ha dimostrato per una volta di avere solidità mentale e prima di tutto nella propria pallacanestro, perché in altre occasioni probabilmente avrebbe lasciato andare una partita in quella situazione, e invece lì giocandosi questa carta appunto di una maggiore aggressività difensiva, la squadra, i giocatori hanno capito che in quel momento era il tutto per tutto e sono riusciti a portare a casa un ottimo risultato. Paolo, grazie, rimani con noi, ma ricordami alla fine che ci sei, così possa io salutarti in maniera che io possa salutarti ancora. Vi leggo questo messaggio di Mino Giordano. Qui, come si dice, coach, come fai? Sbagli. Mino Giordano dice: l'ilarità dei componenti della trasmissione. Intanto non siamo componenti, caro Mino, qui c'è un conduttore, c'è un telecronista, due ospiti qualificatissimi, non siamo componenti di una trasmissione. È sintomatica di rassegnazione, di dolce declino, meglio così. Un caro saluto a tutti. Un caro saluto a tutti. Chi risponde? Pierpaolo. Siamo ancora in corsa, la matematica non ci condanna, mancano due però partite. Se sorridiamo tradiamo la consapevolezza che non lo siamo più o che siamo spacciati. Non credo, Mino, No. Qui c'è una matematica che ci consente di essere in corsa e di sperare. Poi se vuoi che ti dica cosa pensa il giornalista, complicatissimo. Se vuoi che ti dica cosa dice il mio cuore, il mio pensiero, da brindisino, da sportivo, molto vicino alla società, molto vicino a questo bellissimo sport, io credo nei miracoli e speriamo che avvenga. Tonino. Beh sì, non è automatico che i nostri momenti un po' tesi a sdrammatizzare siano il segnale di rassegnazione, di altro. Anzi, stiamo qui anche perché tutti quanti speriamo in quello che tu hai definito giustamente, Antonio, un miracolo, ma ci vogliamo credere fino in fondo. Ma quello è, Tonino. Non è che se sorridiamo se non Brindisi ci crediamo. Se Brindisi è capace di battere Venezia, e può accadere. Certo. Con la spinta di un pala pentassuglia, Francesco, che noi immaginiamo sarà domenica forse il più bel palasport dell'anno, certo, della stagione. È giusto questo, è una giusta previsione. Poi però bisogna vincere a Brescia, ragazzi. Certo. Con Brescia che in questo momento si sta giocando, e ha perso male ieri, il primo posto. Quindi accadrà, mors tua, vita mia, il primato in classifica, la migliore posizione possibile in griglia playoff e la salvezza. Può accadere veramente di tutto e lo vedremo. Secondo te cosa può accadere, Paolo, così non mi dimentico di te? Beh sì, può accadere veramente cosa di tutto. Cosa stavi guardando? Eri distratto. C'ho lo schermo di servizio qui, laterale. Ah, due schermi hai a dire. Certo.
No, dicevo, può accadere veramente di tutto. Brindisi purtroppo ha poche scelte, nel senso è vero, è padrona del proprio destino perché vincendo rimarrebbe ancora in vita, però sostanzialmente la scelta è solo quella, cioè puoi solo vincere, non hai scontri diretti favorevoli, non hai modo di diciamo, intervenire sul cammino delle tue dirette concorrenti, peraltro le partite sono molto difficili, però diciamo che di positivo c'è. Che avvengono contro due squadre che non fanno proprio della continuità mentale, psicologica della propria pallacanestro il proprio punto forte, potrebbero non avere grandi motivazioni ad affrontare nel momento in cui affronteranno Brindisi. Sembra brutto dire, però insomma, Brindisi potrebbe anche far valere insomma, semplicemente la sua voglia di rimanere in questa Serie Chiama la voglia, un po' di più, la semplice voglia. Mino Guadalupi, a parte il parere e il giudizio degli altri, vorrei capire i quattro presenti in studio, quindi siamo componenti presenti in studio, cosa credono possa accadere al termine della stagione? Salvezza o retrocessione? La domanda di tutte le domande. Io ci spero ancora, onestamente, perché ripeto, finché non c'è la matematica, è chiaro che bisogna crederci, insomma. Dopo la prestazione di Pistoia, Paolo diceva che abbiamo il destino nelle nostre mani, relativamente, nel senso che non è sufficiente solo vincere tutte e due le partite, bisogna che succedano anche degli altri risultati. Però è imperativo crederci fino in fondo. Se siamo riusciti a non finire prima, adesso dobbiamo proseguire nella fiducia di rimanere in questo campionato. Dice Marcello, a Pistoia abbiamo vinto perché evidentemente volevamo vincere più di loro. E l'atteggiamento è la cosa più importante. Ho visto tre, apri, grazie Michele, più carino così lo studio mentre leggo. Ho visto fare cose ai nostri che non vediamo ogni domenica, in particolare alcuni. È così che dobbiamo entrare in campo domenica prossima. Forse più casa, sempre e comunque. Abbiamo altri messaggi, io provo a leggerli tutti prima della chiusura della trasmissione. Ma Varese che interesse ha a vincere? Ci chiede giustamente. Spiegalo tu, Francesco, va. Ma intanto l'ho già Intanto detto, chiude la stagione in casa e certamente non sarebbe bello chiudere con una sconfitta. Poi? poi devono rispettare la maglia, devono rispettare i tifosi, perché lasciare così 2 punti non penso che sia accettato dai tifosi. E poi c'è sempre il discorso che il Maignan della situazione, che domenica ha fatto 24 punti, ha disputato un ottimo campionato, è arrivato a stagione in corso, ha dato una risposta a qualche allenatore che lo scorso anno l'ha tenuto lì a scaldare la panchina. Penso Maignan, così come Besson, vorrà la riconferma o vorrà andare altrove. Quindi c'è tutto l'interesse da parte del giocatore e del procuratore perché si possa concludere nel migliore dei modi l'annata. Antonio dice: Brescia potrebbe pensare di arrivare seconda per incontrare Pistoia e non Tortona. Qui siamo alle ipotesi Intanto ardite. Tortona potrebbe arrivare settima e non Ah, ottava. questo lo vedremo, lo vedremo, lo vedremo e lo capiremo. Comunque settima e ottava, secondo me Tortona e Sicuramente Pistoia sono però, pericolose. chi incontrerà delle big Tortona al primo turno avrà il turno di playoff, gli ottavi più difficili, quello è Giustamente, sicuro. però, Antonio ci fa notare che domenica c'è Milano-Brescia che deciderà il primo Il primo posto. posto. Ergo, vinciamo con Venezia e poi si vedrà. Sentite, io lo devo leggere perché ve lo ricordate il nostro amico telespettatore Limazzati, ossia Fabrizio Cisternino. Oggi si è veramente sbizzarrito e scrive: solo chi ci crede si salva nella vita. Beh, dice una cosa giustissima, Fabrizio, che saluto. Noi ci crediamo e quindi ci No, ma salva. io sono sbigottito, Lo dico io. sono sorpreso perché è passato dai messaggi chilometrici a A queste questa una sì, estrema sintesi, telegrammi diciamo. clamorosi, Bravo veramente incisi. Fabrizio. Prima di chiudere, devo leggere due messaggi che sono arrivati prima di ogni altro. Uno è di Pierfranco Aprile da Amelia Terni, che era a Pistoia. Sono uno di quei folli che ci crede ancora, uno dei 20 presenti a Pistoia, forse eravamo 4-5 provenienti da fuori Toscana, da altre regioni, ma siamo pronti a ripartire per Brescia se servisse. Abbiamo visto una squadra viva e ci siamo incontrati con i giocatori, forse è troppo tardi, ma i ragazzi sono motivatissimi e finché la matematica ci sostiene andiamo avanti. L'ultimo messaggio che leggo, vediamo se ce ne sono ancora, a parte il cuoricino che mi manda Fabrizio Cisternino, innamorato della trasmissione, innamorato di tutti quanti noi, Giuseppe da Firenze, il primo messaggio che ho ricevuto ancora prima di cominciare i montaggi della trasmissione.
Ieri sera era per me obbligatorio essere a Pistoia, trasferta fissa dai tempi della B Eccellenza. È stata una serata incredibile, dove pensavamo di chiudere il cerchio del nostro destino in Serie A1. Abbiamo vissuto una delle vittorie più esaltanti, nonostante noi tifosi fossimo in 20 contro 4.000 pistoiesi. Premesso, spettacolo bellissimo quello del Pala Carrara, con le sciarpate, con la curva, con la baraonda, bisogna dar atto. Lasciando a voi i commenti tecnici, alla fine è stata gioia vera, vissuta nel profondo del cuore. Dopo i festeggiamenti, vicino al tunnel d'ingresso negli spogliatoi, abbiamo comunque atteso... Ce l'hai la foto, Michele, dei tifosi che festeggiano con i giocatori? Mi pare che sia... Eccola qui, eccola qui. Allora, lo scatenatissimo Massimo Cappelli, che secondo me andrebbe anche a New York a vedere l'Epicasa Brindisi. Quello al centro, ancora più matto, è Pierfranco Aprile, se non vedo male, e stanno naturalmente salutando Baillet, Eric Lombardi, festeggiando con loro questa pesantissima vittoria. E dicevo di Giuseppe da Firenze, dopo i festeggiamenti vicino al tunnel d'ingresso abbiamo comunque atteso le 23 per salutare e continuare ad incitare i giocatori, il coach e tutto lo staff societario prima che salissero sul pullman. Il mio è un appello per tutti i tifosi residenti in città per domenica prossima, continuiamo a crederci. Non ha senso perdere tempo sui rimpianti e sugli errori commessi, serviranno poi da lezioni in futuro. Nella vita e nello sport si pensi sempre alla prossima sfida, sempre forza Brindisi. Io chiuderei così. Una giusta analisi, un bel augurio, un bel auspicio. Non devo dimenticarmi di Paolo Mucedero. Dopo andrà la telecronaca, giusto? Io non lo so che sensazione abbia il presidente Marino. Antonio Zaccheo mi chiede che sensazione abbia in questo momento il presidente Marino. Le stesse nostre. Le stesse nostre, immagino. Con qualche motivazione in più, visto che è la proprietà, visto che è presidente di questo team che da 12 anni è in Serie A. Non ce lo ricordiamo. Vi racconto quello che è accaduto nelle scorse ore. Un ex giocatore che tutti conosciamo, importantissimo, io credo di poterlo dire, Francesco Fischetto, Checco Fischetto, ha detto: la vera storia non è quella che abbiamo scritto noi 40 e oltre anni fa, la storia vera è quella dei 12 anni di consecutiva presenza in Serie A. Ricordiamolo tutti, comunque vada a finire. Paolo, ci sei? Certo, bellissimo messaggio di Checco Fischetto. Non è un messaggio, ha chiacchierato con alcuni amici, mi è stata riportata questa sua riflessione, l'ho fatta mia perché la verità, la vera storia è quella dei 12 anni consecutivamente trascorsi in Serie A e chissà che non accada qualcosa. Hai pochi secondi, vai. Velocissimo, questa è una sacrosanta verità. Noi in questi 12 anni e anche in qualche anno in Lega 2 ci eravamo abituati a delle trasferte storiche, non lo so, faccio l'esempio di Capo d'Orlando, Monte Granaro, altre piazze che ma oggi... Ma anche Reggio Emilia. No, altre piazze che oggi sono in Serie ah, B. Ah, che non esistono più non nello esistono scenario più, importante. Cestisticamente hanno perso il lustro che avevano prima. Noi invece abbiamo goduto di 12 anni di spettacolo e anche la Lega 2 per la nostra tradizione, per i nostri tifosi, sarà comunque un punto di ripartenza per arrivare lì dove eravamo e questo mi lascia sperare per il futuro in maniera positiva. Va bene, Tonino, il tuo telegramma, Pierpaolo l'ha già fatto. Beh, in effetti come diceva Pierpaolo, ma mi associo anche a quello che diceva Checco Fischetto, in effetti 12 anni ad ottimi livelli, tra l'altro nella massima divisione del campionato italiano, insomma, sono una storia importante per Brindisi, senza dimenticare quello che è stato fatto anche prima, e lo stesso Fischetto è stato uno dei migliori protagonisti, insomma, per cui quando ho visto l'immagine di quei, tra virgolette, pochi tifosi di Brindisi che erano a Pistoia, davvero io spero che noi possiamo ancora riuscire a mantenere questa, perché Brindisi è pallacanestro, Brindisi è pallacanestro. Naturalmente il mio informatore segreto è Eupremio Pignataro, a te Francesco. Io spero, intanto dopo andrà la partita, la replica della partita, sì. Lo so che devo no, ricordare. No, ti dico, la vediamo, sì. Vabbè, sì, la vediamo. Ah, okay, allora, dopo, è un modo per ricordarlo, no? Finita la trasmissione, Michele Marchitelli è autorizzato a mettere in onda la telecronaca di Francesco Guadalupi sulla bellissima vittoria a Pistoia dell'Epicasa. Francesco. No, io chiudo dicendo spero domenica di rivedere al palazzetto Massimo Cappelli versione Tardelli dell'ottava, mondiali dell'82 sul carico così. A condizione che non strilli dalle nostre parti. No, quello no, magari rimane su in curva, però non deve di strillare così. Cioè, saturando i nostri microfoni. Va bene così allora. Grazie a Paolo Mucedero, ciao Paolo, ci vediamo lunedì prossimo. Speriamo grazie a voi, bene. Buona serata. Speriamo di essere ancora in corsa. Grazie a Pierpaolo Biliero. Grazie a te. Al mio carissimo amico coach Tonino Brai, a Francesco Guadalupi, a Michele Marchitelli regia, con l'assistenza tecnica che questa sera
di Fabio Pignatelli. Grazie a voi. Godiamoci ancora questi momenti, perché la storia continua e speriamo che continui fino all'ultimo istante di questo campionato difficilissimo, se non sciagurato. Arrivederci.